Siamo a Mortegliano, in provincia di Udine, patria della Blave de Mortean, che i gourmet conoscono perché è un mais da polenta favoloso. Siamo nell'azienda agricola Masutti, Michele e Alessandro, e con noi c'è Alessandro, che ringrazio per l'ospitalità. Buongiorno. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Storica azienda da latte friulana, oggi con quanti animali? Oggi in produzione abbiamo 100 animali in lattazione, con la rimonta e tutte le vitelle abbiamo un totale di 220 animali. E quanto latte ti fanno le tue vacche? In media, una produzione media di 33 litri di latte. Beh, quindi viaggiate su buoni livelli. Buoni livelli. Si latte, può dire anche ottimi. Latte che diventa latte alimentare, formaggi? Sì, viene distribuito come latte alimentare o viene trasformato come formaggi Montasio dal consorzio qua del Friuli, la Cospalat. Ecco, voi siete un'azienda che con Trau ha un rapporto più che ventennale ormai. Sì, più che ventennale, è un rapporto ormai quasi di famiglia col rivenditore Gianni Cesco, prodotti molto buoni per una buona performance dell'allevamento. Ecco, avete investito molto anche sul fronte dei vitelli, so che lo spraifo rientra nelle vostre... Lo spraifo è un 5 anni che sto usando la loro tecnica di allattamento sui vitelli, prodotti molto buoni, danno ottimi risultati, pochi problemi e meno lavoro, che è fondamentale. Perfetto. Ecco, poi dicevamo che Trau è un'azienda che ha investito moltissimo in ricerca e innovazione, e su questo tavolo, ve lo vado a prendere, c'è un oggetto piccolo che è un concentrato di tecnologia. Questo è il NutriOpt On-Site Advisor. È un laboratorio elettronico che ci consente in campo di capire quanto il nostro trinciato è di qualità e fare un'analisi completa, quindi a vantaggio direi di tutta la formulazione e tutto l'allevamento. Continuiamo a parlare di innovazione tecnologica insieme a Celeste Grande, che è il NutriOpt Specialist di Trau, vale a dire la persona che di questo strumento elettronico conosce vita, morte e miracoli. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un kit che ci permette di fare analisi sulle materie prime aziendali direttamente in campo, che Trau Nutrition possiamo offrire ai nostri clienti e con il quale abbiamo equipaggiato anche parte dei nostri tecnici commerciali. Si chiama NOAA, acronimo per NutriOpt On-Site Advisor, e rappresenta uno scanner portatile che funziona con tecnologia NIR. Quindi infrarossi. Esatto. E viene supportato attraverso una app scaricabile sul proprio smartphone o tablet, che guida l'utente attraverso tutti i passaggi che ci sono da fare per le scansioni fino alla generazione del report finale. Quindi è uno strumento veramente high tech, che però utilizza il tuo tecnico nutrizionista, ma utilizza anche l'allevatore. Esatto, è uno strumento che può utilizzare anche l'allevatore, di cui può dotarsi anche l'allevatore per effettuare le analisi che desidera fare in stalla quando appunto vuole farle. E come funziona operativamente? Operativamente si parte con il prelievo del campione di materia prima da analizzare. In questo caso abbiamo del trinciato di mais. Esatto, del silo mais. Dopodiché si va ad accendere ovviamente lo strumento, contestualmente si accende anche la app, e si mettono in connessione le due cose. Successivamente si procede alle scansioni, si parla di 5 scansioni, e queste scansioni vengono fatte sulla superficie del campione in diversi punti, proprio per garantire un'omogeneità poi del risultato finale. Ma il vantaggio, dicevamo prima, che l'app ti guida passo passo anche se non hai mai utilizzato lo strumento. Esatto, c'è addirittura un video che viene proiettato insomma nella app, dove viene mostrato esattamente operativamente cosa c'è da fare. Ecco, alla fine di questa operazione, in qualche minuto il NOAA si collega direttamente nel database centrale, verifica i suoi dati con le curve, esatto, che avete messo a punto e che sono sempre aggiornate, quindi, e poi ti genera un report finale che tu ricevi all'istante sul telefonino. Esatto, bisogna selezionare, una volta che le scansioni sono terminate, bisogna selezionare il profilo nutrizionale desiderato. È un profilo NutriOpt specifico,
che ha tanti vantaggi perché ci va a definire alcuni parametri nutrizionali molto interessanti, e questo è uno dei vantaggi che si ha dall'utilizzo del NOA, come ad esempio il profilo aminoacidico, il profilo degli acidi grassi e anche tutto quello che riguarda i parametri nutrizionali dinamici relativi proprio al database NutriOct. Quindi hai un'analisi personalizzata, istantanea, di quello che le vacche hanno in questo momento in mangiatoia, in questo caso dell'ottimo trinciato di mais. Esatto, questa informazione poi può essere utilizzata dal tecnico alimentarista che può guidare l'allevatore attraverso la gestione alimentare secondo i propri obiettivi, ecco. Allora andrei a coinvolgere il tecnico alimentarista. Possiamo andare a recuperarlo. Mentre andiamo a parlare con Marco Pignagnoli, che è il nostro esperto alimentarista, volevo ricordarvi che è più di 30 anni che Trau lavora nel mondo degli infrarossi con il NIR. Ci sono in questo momento più di 300 NIR in attività in giro per il mondo e più che altro voi avete un tesoretto vero e proprio composto da 150 curve di calibrazione aggiornate in tempo reale. Esattamente. Che fanno un po' la differenza per avere un dato attendibile. Assolutamente. Come ti ha cambiato la vita il NOA? Ha cambiato veramente la vita dell'alimentarista nell'approccio della formulazione delle razioni, in quanto noi siamo in grado adesso di avere dei risultati su un nuovo alimento in tempo reale. Quindi io sono un allevatore, sto aprendo una trincea nuova, non so che cosa mi trovo davanti, prendo il NOA, prendo il mio smartphone, faccio l'analisi. Facciamo le analisi e abbiamo un risultato in tempo reale che ci consente un risparmio di tempo anche nell'applicazione della razione, della nostra razione. Perché non devi più andare con il campione fisicamente in laboratorio. Devo prendere il campione, portarlo in laboratorio, avere l'esito, attendere l'esito, ricontattare l'allevatore, inviare la razione e quindi questo ci permette di sveltire notevolmente i tempi di applicazione. Ma nonostante il risparmio di tempo, l'attendibilità del dato è veramente notevole. Assolutamente, grazie a quello che tu hai indicato prima, noi abbiamo un'attendibilità delle curve create appunto su tutto questo insieme di NIR presenti in tutto il mondo e le conseguenti curve di calibrazione che vengono prodotte.